bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare del genere letterario che preferisco di più in assoluto, ossia il genere fantasy. Vi dirò prima qualche informazione e nel frattempo ovviamente vi dirò anche qualche consiglio. Purtroppo però non ho tutti i libri che citerò in questo video, però ci tenevo anche a dire che ovviamente li conosco tutti, li ho letti tutti, anche se qualcuno l'ho letto quando ero piccolina, quindi non ricordo proprio benissimo. Il fantasy è un genere letterario che si sviluppa tra il XIX e il XX secolo, cui elementi sono il mito, l'immaginazione, il surreale, sovrannaturale, eccetera. Prodotto inizialmente dalla letteratura, poi avrà anche i suoi spazi nei mass media, tra cui fumetti, TV, videogiochi, musica, cinema, eccetera. Nasce ovviamente dal mito, inizialmente dalla mitologia classica greca e romana, ma anche da quella mesopotamica, indiana e scandinava. Attualmente usa anche la mitologia non europea come quella giapponese. Tra l'Ottocento e il Novecento nasce il fantasy per l'infanzia, quelli che io adoro di più perché ovviamente sono i libri che fanno parte della mia infanzia, tra cui Alice in Wonderland, Peter Pan, Pinocchio, Il Mago di Oz. Tra questi vi posso mostrare due libri dello stesso autore, che secondo me è uno dei maestri del fantasy, ossia J.R.R. Tolkien. Il primo che vi mostro è L'Hobbit, che racconta le avventure di Bilbo Baggins, che dovrà aiutare i nani a riconquistare la loro casa che gli era stata portata via da un drago. Ed è qui che Bilbo incontra Gollum e trova il famoso anello. Ovviamente da qui mi collego anche a Il Signore degli Anelli, che si concentra appunto sull'anello trovato da Bilbo anni prima, che tramanda a Frodo, suo nipote, che poi dovrà distruggere. Credo che questi due libri siano fondamentali nel genere fantasy, credo siano i due libri di Tolkien che io preferisco, ovviamente, ma sono gusti personali. Comunque L'Hobbit è molto più semplice da leggere, quindi se volete approcciarvi a Tolkien io vi consiglio di iniziare dall'Hobbit, mentre Il Signore degli Anelli è un po' più complicato. Comunque sempre consigliatissimo. Dalla seconda metà del Novecento in poi il fantasy avrà target gli adolescenti, Eragon di Christopher Paolini, che è seguito da altri tre libri, sempre un po' mattoni, però letture molto scorrevoli, si leggono veramente facilmente. Io ci ho messo un po' perché è stato il primo ciclo, diciamo, prima saga di libri fantasy così grande, e quindi poi l'ho letta quando ero veramente piccolina, avevo 11-12 anni. Infatti, se notate, questa edizione è un po' distrutta, ma ci sono molto affezionata, quindi preferisco tenerla così. Comunque, Eragon racconta di questo ragazzo, appunto Eragon, che trova un nuovo di drago, però lui pensa sia una pietra preziosa che può vendere per sfamare la sua famiglia. Infatti lui è orfano, vive solamente con il cugino e lo zio, sono poveri. Poi scoprirà appunto che è un uovo di drago molto ricercato, e quando nascerà la dragonessa Saphira dovranno affrontare di tutto e di più. Questo libro lo consiglio maggiormente a ragazze appunto dai 11-12 anni, 13 anni diciamo, dalla prima alla terza media. Un altro mattone pesantissimo, ma sempre meritevole secondo me, è Il Trono di Spade di George Martin. Allora, questo libro, o meglio i libri del Trono di Spade, hanno avuto opinioni molto contrastanti. Chi dice che lo adora, tra cui io perché lo adoro, e c'è chi invece
sostiene che sia una lettura molto pesante da affrontare. In effetti, da un lato hanno ragione, perché sono dei mattoni enormi, almeno questa edizione che io ho, questi sono due libri insieme, il primo e il secondo insieme. Però sì, in effetti la scrittura di Martin è un po' pesante, piena di descrizioni, insomma anche un po' cruda, però secondo me Martin è nato apposta per scrivere per me. La trama è intrecciatissima, poiché ci sono tantissimi personaggi in mezzo, tutti con una storia diversa, ma molti con un solo obiettivo, ossia diventare re, perché dopo appunto la morte del re tutti quanti vogliono diventare re, vogliono governare, quindi sono presi poi a prendersi a ammazzate, perché ovviamente ci sarà una guerra in mezzo, tutti litigano contro tutti, chi muore di qua, chi muore di là, insomma ecco un po' il sunto. Comunque George Martin deve fare per voi, perché se no perdete tempo. Comunque, detto chiaro e tondo, ovviamente non potevo non citare Harry Potter della Rowling. Io non sto neanche tanto a perdere tempo a spiegarvi cos'è Harry Potter, perché credo che lo sappiate già cos'è questa saga bellissima. Sono poi sviluppati nel tempo anche vari sottogeneri. Poca recettività in Italia, ma il netto cambiamento è avvenuto negli anni 60-70 del Novecento. In questo caso vi posso citare I Perversum di Cecilia Randall. Parla di questo mondo medievale che si può raggiungere solo tramite il videogioco I Perversum. Questo che vi sto mostrando è ciò che viene dopo la serie principale, che io non ho ancora letto, però mi piacerebbe tantissimo leggere, perché questo è il seguito, cioè I Perversum Ultimate. Raccontano la storia della figlia di uno dei protagonisti della saga principale, che si imbatte in I Perversum e quindi entrerà nel mondo medievale, che è già conosciuto da suo padre e dai suoi amici, e inizierà la sua avventura nel mondo medievale. A me piace tantissimo, ve lo consiglio tantissimo, è una lettura molto scorrevole. Non sottovalutate il fantasy italiano, perché merita. I Perversum è uno di questi. Il fantasy è stato negli anni 70 del Novecento ambientazione dei primi giochi di ruolo, come per esempio Dungeons and Dragons, dei wargames tridimensionali come Warhammer Fantasy, e dei videogame, l'esempio più classico credo sia The Witcher, che sono videogiochi tratti da libri di Andrzej Sapkowski, di cui vi ho già mostrato il primo, spero che il nome sia giusto. Io ho solamente Il Sangue degli Elfi, perché devo recuperare ancora gli altri, però è comunque un romanzo fantasy che vi consiglio tantissimo. Io non ho ancora ben chiaro l'andazzo della serie, perché purtroppo è solo il primo che ho letto, però secondo me può meritare. Infine, il dark fantasy ha avuto successo, ha avuto affermazione grazie a Dark Souls. Spero di avervi dato le informazioni utili, dei consigli utili. Spero di poter fare un altro episodio sul fantasy in modo tale da darvi altri consigli. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!